Buonasera, cercherò di non annoiarvi troppo, ma inizio con un'immagine che avete già visto qualche volta. Questa immagine è importante per i sardi perché ci fa vedere cosa è successo al nostro mammifero più grande, no? Il cervo sardo corso. Però queste due immagini sono state costruite non con dei censimenti, perché sono state, la prima immagine del 1850, rappresenta la situazione stimata nel 1850 e poi successivamente fino agli anni 20. Questi disegni sono stati fatti utilizzando informazioni di viaggiatori che venivano in Sardegna oppure da documenti di trasporto degli animali, esportazione verso l'esterno. Nel 1939 in Sardegna viene definitivamente impedita, bloccata la caccia al cervo, ma nonostante questo la popolazione continua a diminuire. I primi censimenti attendibili sono stati fatti intorno alla fine degli anni 70. Nel 78 la situazione era all'incirca questa. Erano rimaste tre popolazioni separate tra di loro, senza nessuna possibilità di contatto, perché qui giù c'è la pianura coltivata con le città. Quindi i cervi delle montagne dei Sette Fratelli, si stimava ce ne fossero una novantina, nell'area del Sulcis, quindi all'altra estremità rispetto al golfo della città dove ci troviamo, circa 130 esemplari, e si stimava una decina di esemplari in quella che adesso è la, come diceva Carlo Garau prima, che era appunto la provincia del Sud Sardegna, quindi l'Arburese su quell'altra costa. Nessuna possibilità di scambio tra questi animali, probabilmente vicino all'estinzione. La fortuna, diciamo così, ha voluto che queste popolazioni si trovassero all'interno di foreste demaniali o comunque in qualche modo gestite dall'azienda Foreste Demaniali della Sardegna, quello che adesso è appunto l'Agenzia Forestas, e all'interno dell'OSE di Montarcosu, del WWF, che è stata istituita nell'85, quindi nella parte più a nord di quest'area qua. Fortuna perché, come è stato detto anche precedentemente, grazie alla perseveranza di alcune persone come il dottor Becu, sono iniziate una serie di attività che poi hanno consentito una diffusione della specie nuovamente in tutta l'isola. Per cui adesso vi faccio vedere all'incirca qual è stata la sequenza delle reintroduzioni in natura per quanto riguarda la Sardegna. Sono stati creati dei recinti, come è stato detto anche in altri interventi, da questi recinti poi rilasci. Quindi questa è la sequenza dei rilasci. Anni 90, nell'area Villa Salto, Montimannu, più a nord una serie di rilasci conseguenti, l'ultima addirittura del 2007. Tra il 2000 e il 2003 sono stati aperti i recinti che nel frattempo erano stati costruiti, quindi erano stati popolati con il trasporto dei cervi, quindi dal nord della Sardegna, Monte Lerno, il Barigadu, quindi nell'Oristanese, lo stesso Lacco nell'Oristanese e il Monte Arci. Nel 2009 sono stati un altro progetto prima di questo LIFE, quasi un progetto sperimentale prima del LIFE, aveva consentito il trasporto di animali all'interno della foresta demaniale di Montarbu. Qui avevamo già dei recinti che sono stati aperti e inoltre animali presi dalla Costa Verde per la prima volta sono stati trasferiti e rilasciati direttamente in natura senza che questi stessero all'interno di un recinto. E qui lo stesso la SAI, un'altra popolazione è stata creata vicino a quella del Montarbu. Ed infine gli ultimi rilasci per quanto riguarda la Sardegna, a Silana, quindi nel centro oriente della Sardegna, e Rio Nugi, vicino all'altra popolazione. Questi ultimi due appunto nell'ambito del progetto che stiamo presentando oggi. Attualmente che cosa sta succedendo? Quelle popolazioni si stanno fortunatamente espandendo. Fra l'altro abbiamo anche una popolazione di cui abbiamo pochissime notizie, che è questa. A Perdas de Vogu c'è un parco di Bruncus Artoro, all'interno del quale sono stati portati dei cervi che sono riprodotti. Alcuni anni fa, a causa di una frana, il recinto si è aperto, i cervi sono fuoriusciti.
gli agricoltori iniziano a lamentarsi perché sta succedendo qualcosa all'esterno, ovviamente, in un'area dove non avevano, non si aveva nessuna notizia di cervi nella parte esterna. L'Agenzia Forestas fa dei censimenti con una frequenza annuale abbastanza regolari, ormai da diversi anni. Questi sono gli ultimi risultati dei censimenti. La superficie complessiva che è stata censita è di 430 km quadrati ormai, per una quantità di numero di cervibramenti di 790. Questo richiede un grosso sforzo, ovviamente, perché la Sardegna è grande. Le aree da censire sono sempre più estese, quindi un impegno non solo umano ma anche economico abbastanza impegnativo. Le densità di questi animali, in questo grafico ho indicato la densità del bramito, quindi la densità dei bramiti nelle diverse aree, dal 2005 quindi fino al 2016. Si può notare una cosa, ci sono in questo grafico alcune popolazioni nuove, cioè di recente, relativamente recente introduzione. Questa è Montolia, il rilascio è avvenuto in natura nel 2009, la popolazione sembra in forte crescita. Lo stesso le popolazioni come il Monte Lerno, che è questa, addirittura in viola, Monti Mannu, che sembra quella che abbia la crescita più rapida. E le altre popolazioni invece in rosso, in verde e in blu sono le popolazioni storiche, che sembrano avere delle oscillazioni, cioè il valore di densità che oscillano intorno a un determinato valore. E si possono, curiosamente, sarebbe da indagare questo fatto, di suddividere in questo modo: una densità di circa 2 cervibramenti per chilometro quadro per queste, di 3 per le altre, però appunto non sono... sono miste, cioè sono popolazioni nuove, di nuovo rilascio e popolazioni storiche. Se le vediamo da un punto di vista statistico, vediamo che quelle in alto sono le popolazioni storiche, Sulcis, Sette Fratelli e l'Arburese. Si può notare una cosa, queste popolazioni sembrano stabili, hanno un leggero decremento, quella del Sulcis e quella dei Sette Fratelli, ma quella dei Sette Fratelli non è statisticamente significativa, l'altra è quella del Sulcis poco significativa, e un leggero incremento quella dell'Arburese, mentre le popolazioni nuove, come ci saremmo anche aspettati, sono significativamente in crescita e stanno effettivamente occupando il loro areale disponibile. Faccio vedere due casi di espansione naturale a cui stiamo assistendo qua in Sardegna. Qui siamo sulla costa occidentale, la foresta demaniale di Monti Mannu, lì l'area dell'Arburese e qui l'altra foresta del Marganai. I cervi stanno facendo un movimento di questo tipo, dalla parte nord dell'Arburese stanno scendendo verso il sud, hanno raggiunto Fiumini Maggiore, che è un paese che sta in questa disposizione, mentre quelli di Monti Mannu stanno andando verso il Marganai. Questa era una prima fase, adesso sono però nella seconda fase, quelli dell'Arburese stanno risalendo verso il Monte Linas, e curiosamente scambiandosi il posto con i muflioni che dal Mondellina stanno andando verso l'altra direzione, mentre questi del Marganai stanno scendendo, per cui iniziamo a vedere i cervi quasi vicini a Iglesias praticamente. E ci sono stati dei casi di incidenti stradali lungo la strada provinciale in pianura, qui al di sotto dell'area demaniale, dell'area della montagna, quindi alcuni animali ormai sono in pianura praticamente, iniziano a attraversare strade trafficate. Un altro caso è questo del Montarbu, del Rio Nugi. La SE abbiamo fatto un rilascio nel 2009 nel Rio Nugi, in fondo, proprio durante il progetto dell'AIFE, e la popolazione di Montarbu è stata rilasciata dai recinti. In questo caso le popolazioni di Ulassai sembrano spostarsi verso sud, questo è un altro cantiere forestale, quindi bene, ma anche verso questa direzione. Potrebbero unirsi prima o poi alla popolazione fuggita al recinto di Perdas de Vogo, come dicevo, mentre quelle del Rio Nugi si spostano sia verso sud che verso nord, quindi verso il Gennargentu, perché subito dopo questo verde che vedete che sono i nostri cantieri forestali c'è il Gennargentu.
per cui hanno attraversato il Flumen d'Oise, il fiume più grande della Sardegna, che però in estate ha pochissima acqua e quindi si stanno spostando più verso nord. Attualmente in arancione vi sto cercando di rappresentare la distribuzione del cervo, cioè i punti dove siamo certi che sia arrivata. In realtà abbiamo tantissime segnalazioni qua lungo la costa, incidenti stradali, danni all'agricoltura, quindi sono arrivati al mare praticamente. Lo stesso, queste due popolazioni ormai si scambiano tra di loro degli animali, nel senso che ormai c'è un passaggio tra questi punti qua. Vi do un po' di numeri stimati, ovviamente. Considerando che da studi precedenti abbiamo visto in Sardegna, nella popolazione abbiamo un 20% di maschi, quindi col censimento del bramito stiamo cercando di stimare le popolazioni. Quindi le popolazioni del nord della Sardegna, oristanese, quindi 405 stimati, 195, 770, al Monte Arcosu, mi sembra che sono dati anche di quest'anno, 1405, il Sulcis, ma il Sarrabus, l'Ogliastra, appunto è la Gallura. Questi numeri però sono stati ottenuti appunto concessamente al bramito dentro la WWF e all'interno dei cantieri forestali, ma noi sappiamo che gli animali sono anche all'esterno. Tant'è vero che nel 2007, in cui avevamo fatto un censimento in tutta l'area di bramito, non solo dentro il cantiere forestale, avevamo stimato 2145 cervi. L'ISPRA, prima Barbara Franzetti ha mostrato le immagini del distance sampling che era stato fatto nella Costa Verde, lei non ha dato un numero finale, però lo stimavano di media 2700 cervi, cioè questa popolazione che si sta spostando appunto verso sud. Sempre il lavoro finanziato dalla provincia di Cagliari, che aveva coinvolto l'ISPRA, la DREM e così via, aveva dato dei numeri molto interessanti invece per quanto riguarda l'area del Sulcis, perché i cantieri forestali e l'Oise del WWF insieme sono una parte di tutta l'area SIC, ma l'area SIC è molto più grande di questi territori, per cui se hanno ottenuto questi valori con il metodo del distance sampling o del pellets group count abbastanza elevati, quindi stiamo parlando di cifre molto importanti, di numeri cervi molto importanti. Se qualcuno ha la calcolatrice vuol provare a fare queste somme, considerando che siamo partiti in Sardegna da quei pochissimi animali che erano rimasti in quelle tre aree, mi sembra che si sta continuando a fare un buon lavoro e con il progetto Life lo stiamo portando avanti così. Grazie.